Eminenza, alleanza è il tema cardine di questa conferenza nazionale rivolta agli animatori del rinnovamento e lei nella sua riflessione ci ha aiutato a capire quanto sia importante agire attraverso la grazia dello spirito per parlare al cuore degli uomini. Ma come si fa nel concreto? La certezza che Dio visita la nostra esistenza ci rende capaci di affrontare le situazioni quotidiane con coraggio. Il positivo che abbiamo a disposizione lo possiamo moltiplicare con l'aiuto di Dio, ma anche le situazioni che ci fanno patire, le avversità, possono diventare occasioni di crescita. Chi vive l'alleanza non si scoraggia, anche di fronte a situazioni che sembrano sopraffarlo, non alza bandiera bianca, non si arrende, non dice basta, sa che l'amore di Dio può renderlo capace di fare ciò che da solo non è in grado di compiere. Allora c'è un segno che attesta che l'alleanza dentro di noi è un patto vissuto, la capacità di rimanere sereni sempre, qualunque cosa accada. Ha ricordato prima, si è conclusa da pochi giorni la 75esima Assemblea Generale straordinaria della CEI. Due parole chiave fondamentali ribadite anche da Papa Francesco: l'ascolto e la sinodalità. Sì, Papa Francesco ci ricorda che ascoltare non significa soltanto registrare le voci che risuonano attorno a noi. È importante anche questa attenzione. Ma ascolto nel senso sinodale significa intercettare la voce dello Spirito che si esprime attraverso gli eventi, attraverso gli altri. Quindi dentro questo flusso di eventi riuscire a capire qual è l'azione dello Spirito, che è sempre tesa al vero, al bello e al buono. Quindi dove lo Spirito compare, lì c'è la espressione della comunione e quindi anche noi possiamo sentirci a casa e possiamo davvero costruire dentro di noi, attorno a noi, un mondo migliore. Cardinal Petrocchi, siamo tanti qua a Fiuggi, ma altrettanti e tanti ancora ci seguono via social. Oggi in 133 luoghi diocesani sono convenuti. Un messaggio di speranza ai nostri animatori per il futuro che verrà. Sì. Se Dio è con noi, se lo lasciamo operare nella nostra storia, anche quando ci accorgiamo di portare addosso limiti, difetti, negatività, rimaniamo sempre fiduciosi che il meglio per noi è possibile se lasciamo a colui che fa grandi cose, come ha fatto in Maria, lo spazio nella fede di agire ogni giorno. Quindi l'invito è essere portatori di questa speranza in un mondo che invece sembra oscurato da individualismi, da contrapposizioni che sottraggono la dignità dell'essere persone capaci di condividere la loro storia con gli altri, nel segno del noi Chiesa e di un mondo a misura d'uomo proprio perché è aperto a Dio.